Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, Ravasi, grande uomo di chiesa, ma anche grandissimo di uomo di cultura, cioè grande interlocutore di chiunque, chiunque abbia avuto interesse appunto a conoscerlo e a scoprire con lui delle letture importanti. No, c'è una cosa che volevo ricordare a proposito della domanda che si poneva a Paolo. Una è che Napolitano è stato eletto con i voti della destra non solo quando è stato rieletto, certo, con un'elezione corale, prese un sacco di voti, ma anche la prima volta, perché i voti del centro-sinistra non erano sufficienti ad eleggerlo. E quindi in quella stanza dove lui stava con i suoi stretti amici, lui ricevette alcune telefonate. Si dice anche di Berlusconi, no? Che gli disse: guarda, io non posso votarla pubblicamente, però cercherò di aiutarla nell'elezione. Questo per dire, conferma quello che stavamo dicendo prima, che pur essendo, come dire, avversari politici dichiarati, Berlusconi in quel momento, e siamo nel 2006, si rendeva conto che Napolitano poteva essere una soluzione al problema della Presidenza della Repubblica, una soluzione molto autorevole. Poi Berlusconi fu tra i primi, quando arrivò il momento della rielezione, a chiamarlo al telefono e a dirgli: guardi, per uscire da questo pasticcio c'è solo una possibilità, che lei accetti la rielezione. E io credo che lui non fosse pronto, non pensasse a una possibilità del genere. Cioè per lui fu assolutamente una sorpresa e una di quelle decisioni da prendere rapidamente, che a Napolitano non piaceva mai prendere decisioni rapidamente, mentre nel giro di una mattinata dovette dire sì. E questo condizionò anche quel discorso così duro che lui rivolse ai parlamentari appena rieletto, un discorso che, conoscendo Napolitano, fu una sorpresa per tutti, perché Napolitano è così cauto, così prudente. Un richiamo, insomma, alle responsabilità. Un richiamo alle responsabilità, ma anche una minaccia di dimettersi. Lui disse: se qui non facciamo le riforme, io mi dimetto. Sarò cosa il primo che fece dopo, certo. Che fece dopo due e anni. E questo però, caro Paolo Mieli, ci riporta